Buongiorno a tutti. Appuntamento della domenica mattina con gli episodi degli anticipi del sabato. Un sabato tutto sommato positivo. Iniziamo con due curiosità, tra virgolette. La prima curiosità è relativa alla presenza domani al 90° minuto di Orsato, che ieri ha arbitrato Spezia Parma. Sono curioso, sinceramente non guardo il 90° minuto da veramente tantissimo tempo, domani però un'occhiata la lancerò al programma perché voglio vedere come verranno impostate queste interviste, queste partecipazioni degli arbitri alle trasmissioni televisive. Detto ciò, è un passo fondamentale. Abbiamo dovuto aspettare 12 anni, 12 anni di promesse perché Nicchi lo aveva promesso, l'aveva annunciato più volte che gli arbitri avrebbero parlato e per 12 anni gli arbitri non hanno parlato, erano solo promesse, forse anche per distrarre un po' l'opinione pubblica, ma in ogni caso non è mai seguito nulla. Sono bastati 13 giorni, anzi domani saranno 2 settimane esatte dalla elezione di Trentalange alla presidenza dell'AIA e finalmente, dopo tanto tempo, stiamo parlando di una distanza dagli anni 90 con interviste e partecipazione di alcuni arbitri importanti, trasmissioni televisive. Dopo tanti anni, una trentina d'anni, 30, no, trentina d'anni, non stiamo parlando di qualche mese, 30 anni, finalmente torniamo a vedere arbitri parlanti che possono esprimersi, che possono anche rispondere, magari anche qualche domanda scomoda. Naturalmente, quello che è stata la reazione di oggi è quello che mi aspettavo. Sui social soprattutto sono cominciate polemiche senza senso su quello che potrà dire e quello su che potrà essere chiesto domani a Orsato. Se questo è l'inizio, probabilmente torneremo ad altri 30 anni di arbitri che non parlano. Credo che oltre ad uscire dal Medioevo l'AIA, e questo è un modo per uscire dal Medioevo perché cominciare a comunicare significa uscire dal Medioevo, forse tanti commentatori dovrebbero essere loro stessi ad uscire dal Medioevo e cercare di capire che il mondo va avanti anche di fronte a un errore di qualche anno fa. Il secondo elemento che voglio evidenziare è un articolo della Gazzetta dello Sport che è uscito venerdì, secondo il quale questa strana teoria che sarebbe una leggenda metropolitana il fatto che un arbitro che ha visto e valutato un episodio non possa essere richiamato al VAR. Ora, le leggende metropolitane nel passato ne ho parlato anch'io spesso. Le vere leggende metropolitane erano il danno procurato, la disponibilità del pallone, il fallo da ultimo uomo, che tra l'altro è tornato anche sulle colonne di un notissimo quotidiano generalista negli ultimi giorni, fallo da ultimo uomo che è stato eliminato da 15 anni, non da 3 mesi, 15 anni. Ma in ogni caso, parliamo di questo visto e valutato, che secondo questa teoria non esisterebbe nel protocollo. Il protocollo bisognerebbe leggerlo e l'ho sottolineato. Il referee, che in questo caso è il VAR, potrebbe decidere che gli ufficiali di gara hanno chiaramente visto l'episodio e perciò la review non è necessario. Episodio visto e valutato. Si può essere d'accordo o meno col protocollo, ma definire leggenda metropolitana un testo cozza un po' con il concetto di comunicazione e di informazione, che dovrebbe essere il principio basilare di professionisti che si occupano di giornalismo. Episodio visto e valutato. Il VAR, se si accorge che l'arbitro ha visto l'episodio, non può intervenire. L'ha visto chiaramente, non può intervenire. Esattamente quello che è successo ad Oporto, discutibile quanto volete, e ve lo ripeto, secondo me è calcio di rigore, del Sero Grande ha visto chiaramente l'episodio. Episodio Lazio-Bayern, discutibile quanto volete, e secondo me è calcio di rigore, ma Greenfeld ha visto chiaramente l'episodio e perciò la review non è necessaria. Lo dice il protocollo. Bisogna leggerlo. Prima di iniziare
sugli episodi del sabato, degli anticipi del sabato, il solito invito. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla per me. È sempre molto importante, è sempre molto importante. Andiamo a La Spezia. Spezia Parma, secondo match salvezza consecutivo diretto da Orsato dopo Cagliari Torino della scorsa settimana, Orsato che appare in condizioni molto migliori rispetto all'anno scorso, ma anche rispetto a 2 mesi fa. La sensazione, anche vedendolo nella corsa lanciata, è che chiaramente non ha più l'atletismo di quando aveva 35 anni, ma in ogni caso ha un atletismo tale che può consentire di capire che i problemi fisici che lo hanno attanagliato per tanto tempo sono non del tutto superati, ma quasi completamente superati. Una partita diretta benissimo, come aveva diretto benissimo Cagliari Torino la settimana scorsa, c'è solo un episodio sul quale oggettivamente c'è da discutere. L'episodio è al 80° minuto, c'è un contrasto in area di rigore tra il portiere dello Spezia, Provedel, e l'attaccante, giocatore del Parma, Busi. L'episodio è questo, rivisto da un'altra angolazione. Busi anticipa il portiere, il pallone è ancora sul terreno di gioco, Busi anticipa il portiere non tocca mai il pallone, ma col braccio destro sgambetta di fatto l'attaccante del Parma. Episodio che è stato visto e valutato da Orsato, perché nel momento in cui c'è stato il contatto, da un'immagine larga si vedeva Orsato che era in buonissima posizione per valutare. Avendo visto e valutato l'episodio, questo rimane una valutazione soggettiva del campo sul quale il VAR non può intervenire. Per quanto mi riguarda, è un calcio di rigore che poteva essere tranquillamente assegnato. Se il VAR fosse, se Orsato avesse assegnato il calcio di rigore, ovviamente il VAR non sarebbe intervenuto, perché questa è una di quelle fattispecie che rimangono solo ed esclusivamente nella valutazione soggettiva dell'arbitro. Naturalmente il VAR, seguendo il protocollo, perché i VAR, gli arbitri che sono impegnati come VAR, conoscono perfettamente il protocollo. Secondo il protocollo, essendo stato un episodio valutato in campo dall'arbitro, il VAR non può intervenire, non ha margine di intervento. Bologna-Lazio. Dunque, Bologna-Lazio era una partita molto attesa, perché Giacomelli rientrava con la Lazio dopo oltre 3 anni. Ricorderete, nel 2017, parte iniziale del campionato, Lazio-Torino, le polemiche feroci, e tutto sommato erano anche giuste, perché c'erano stati episodi veramente molto evidenti che non erano stati sanzionati correttamente, compresa l'espulsione eccessiva di Immobile. Da oltre 3 anni Giacomelli non incrociava la Lazio. Di Bello ha ripreso con la Lazio qualche mese fa. Mancava Giacomelli e cade finalmente un'altra preclusione. Io sono sempre stato contro le preclusioni, come sapete. Mi auguro ancora che Orsato, per la fine del campionato, ormai in questa fase sarà impossibile, ma nella fine del campionato possa reincrociare l'Inter. In questa fase sarà molto complicato, perché l'Inter è in piena lotta per lo scudetto, anzi, in questo momento è lanciatissima verso lo scudetto, avendo un vantaggio che comincia a essere considerevole a questo punto della stagione, e perciò credo che nelle prossime giornate difficilmente vedremo Orsato con l'Inter. Al di là di questo, tornando a Giacomelli, era molto atteso, perché si vedeva anche nei preliminari della partita, nel sorteggio, che Giacomelli era molto nervoso, ma è normale che sia così dopo 3 anni, rincontrare una squadra, reincontrare una squadra che gli ha provocato, non la squadra, ma i tifosi, parecchi grattacapi. Non era facile per nulla. Detto ciò, la partita è stata diretta molto bene. Una partita che comunque ha presentato qualche episodio da rivedere, qualche momento di criticità, ma che a livello tecnico-disciplinare Giacomelli ha, come si dice in gergo, dominato. Devo dire che mi sono piaciuti molto anche i giocatori della Lazio, che sono stati molto collaborativi, ci sono state un paio di proteste, ma mai sopra le righe. E di questo bisogna oggettivamente rendere onore ai giocatori in campo. Andiamo a vedere gli episodi. Il primo è al 16° minuto. Vedete, come vedete, la posizione dell'arbitro è statica a circa 6-7 metri dal contatto tra Dominguez e Correa. L'arbitro, subito dopo il contatto, immediatamente indica il calcio di rigore.
Calcio di rigore che, come vediamo da questa immagine, è netto, è una sciocchezza chiaramente di Dominguez che allunga la gamba destra per cercare il pallone, non lo trova, trova la gamba destra di Correa. Correa accentua molto il contatto perché è un contatto che non può provocare quel dolore a un giocatore, ma il rigore c'è. Su questo c'è poco da eccepire, tanto è vero che anche i giocatori del Bologna non hanno praticamente proferito sillaba dopo la decisione di Giacomelli. Al 36esimo minuto c'è una protesta della Lazio per un contatto tra Soumarò e Correa. In realtà anche in questo caso bene la posizione, molto bene la posizione di Giacomelli che si trova leggermente più lontano rispetto alla precedente occasione, cioè non sono 7 metri ma sono una decina, ma in ogni caso in una posizione ideale per vedere, per vedere perfettamente quello che è successo. Soumarò interviene nettamente sul pallone e in anticipo e poi per normalissima dinamica dell'azione entra in contrasto con Correa, ma non c'è assolutamente nulla. C'è un piccolo errore in questa decisione perché Giacomelli ha segnato il calcio di rinvio, in realtà si trattava di un calcio d'angolo. Forse per quello che i giocatori della Lazio protestavano più che per un calcio di rigore che chiaramente non esiste. Nel secondo tempo, qualche protesta invece più accentuata, al 58esimo minuto, per un contatto in area di rigore tra Svanberg e Milinkovic-Savic. In realtà, più che un contatto, questa è una trattenuta. Ma è una trattenuta non di altissima, non di grande entità. Questa è la trattenuta, questa è l'immagine che secondo me chiarisce tutto. In questo momento Svanberg ha già lasciato Milinkovic-Savic, si vede la mano che è già staccata, la mano destra di Svanberg che è staccata dal petto di Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic si lascia andare molto, in modo molto evidente, il pallone ormai era completamente perso. La sensazione netta è che Milinkovic-Savic si abbia provato. Ha protestato un po', ma poi si è calmato praticamente subito nel giro di 4-5 secondi. Giacomelli si è allontanato giustamente facendo finta di nulla, facendo finta di non vedere le proteste che in un primo momento di Milinkovic-Savic sono state piuttosto nervose. E se Giacomelli si fosse fermato in zona, probabilmente ci sarebbe stato la possibilità di vedere un cartellino giallo per Milinkovic-Savic. Bravo Giacomelli che con molta esperienza si è allontanato subito dall'azione dalla zona del centrocampista della Lazio e in questa maniera ha lasciato che il giocatore si calmasse da solo e si rientrasse nella normalità. Non c'è niente, naturalmente questo non è un episodio da calcio di rigore, è una trattenuta, un rischio che si è preso sicuramente il giocatore del Bologna Svanberg, ma non è un episodio da calcio, ovviamente il VAR. Nulla può, è un contatto che l'arbitro ha visto e sul quale non ci può neanche pensare che possa trattarsi di un serious missed incident, è probabilmente una mezza trattenuta sulla quale si può tranquillamente sorvolare. Passiamo al posticipo tra Verona e Juventus. Una premessa ed obbligo. Ormai, nel momento in cui scende in campo la Juventus, è una guerra civile. E attenzione, non sto accusando gli anti-juventini o gli juventini, li sto accusando entrambi. Perché da una parte e dall'altra è una corsa alla ricerca dell'errore o del presunto errore. Ieri sera, leggendo su Twitter, dico la verità, mi sono anche divertito a cross-postare commenti dell'una o dell'altra fazione sui tweet dell'una o dell'altra fazione dicendo di mettersi d'accordo perché da una parte c'erano i veronesi che accusavano Maresca di essere stato mandato dalla Juventus a killerare, dall'altra c'erano i tifosi della Juventus che accusavano Maresca di essere al soldo di chissà chi e che aveva fischiato tutto contro la Juventus. La realtà è che ieri sera Maresca si è trovata una partita che sulla carta era complessa e che si è dimostrata complessa. Nel primo tempo non ha arbitrato benissimo perché ha fischiato decisamente troppo. Addirittura alla fine del primo tempo i falli fischiati sono stati 20, che sono un numero enorme. E soprattutto in alcune circostanze ha lasciato correre dei contrasti che poi ha fischiato in un altro momento della partita. Non un grandissimo primo tempo, ma nelle decisioni chiave, che poi andremo a vedere, non ha sbagliato praticamente mai. Nel secondo tempo molto meglio. Ha fischiato solamente 12 falli in totale. E alla fine il bilancio sarà 18 falli contro
commessi dal Verona, 14 falli commessi dalla Juventus. Nella normalità. Nella normalità. Qualche fallo in più della squadra più debole, perché è normale che sia così. Perché è sempre successo. O perlomeno nella gran parte dei casi la squadra tecnicamente meno dotata commette qualche infrazione in più. Niente di strano. Andiamo a vedere questi episodi. Il primo è al 17esimo, Ramsey su Zaccagni. Si dice ammonizione ingiusta perché Ramsey ha toccato il pallone. È vero, Ramsey ha toccato il pallone e lo ha indicato con la prima freccia, quella più bassa. Ma è anche vero che Ramsey, nella sua azione, ha poi travolto Zaccagni. Guardando l'azione nel suo complesso, vedendo il campo largo dell'azione, in questo caso Maresca poteva decidere se ammonire per SPA, cioè per un'azione potenzialmente pericolosa, perché senza il fallo di Ramsey Zaccagni avrebbe avuto davanti molto spazio verso l'area di rigore, oppure l'imprudenza, perché effettivamente Ramsey è entrato sul pallone, ma si è completamente disinteressato delle conseguenze del suo intervento. E il regolamento questo lo punisce. 32esimo minuto. C'è un fallo di De Ligt su Lasagna, un fallo nettissimo, nettissimo. Perché De Ligt salta praticamente sulla schiena di Lasagna. Naturalmente un inciso. Questa roba qua non si può vedere. Perché come vediamo, De Ligt salta sulla schiena o al limite sul collo di Lasagna, Lasagna a terra si tiene il volto. Lo ripeto per l'ennesima volta, io sarò l'uomo più felice del mondo se in futuro si potrà punire con il giusto calcio e punizione l'intervento del difensore e ammonire per comportamento antisportivo un attaccante che si comporta in questa maniera. Adesso non è possibile, però in futuro io mi auguro che possa accadere, perché sinceramente di queste sceneggiate non se ne può più. Che cosa succede? Per quale motivo De Ligt viene ammonito? Non viene ammonito per il fallo, ma viene ammonito per la protesta. Perché subito dopo la sanzione tecnica, come vedete, Maresca indica semplicemente la direzione del fallo, non ha nessuna intenzione di ammonire De Ligt, anche perché non ci sono i presupposti per un'ammonizione. Quello che porta Maresca ad ammonire De Ligt è la reazione di De Ligt stesso, che si butta in ginocchio e poi ride in faccia all'arbitro. Ora, io capisco che un giocatore possa anche non essere d'accordo con un arbitro, ma c'è modo e modo per dimostrare di non essere d'accordo. Si può parlare. Scusate, si può parlare con un arbitro, perché gli arbitri non è che seguono la lettera del regolamento, perché se dovessero seguire la lettera del regolamento dovrebbero parlare solo col capitano e solamente per spiegazioni tecniche. In realtà gli arbitri parlano un po' con tutti i giocatori, proprio perché, come si dice, sono permalosi. No, esattamente per il contrario, proprio perché non sono permalosi, perché se fossero permalosi non accetterebbero il dialogo con nessuno. Però c'è modo e modo di protestare. Questo è un modo di protestare che non può essere accettato da un arbitro, e perciò l'ammonizione per proteste è non corretta. È più che corretta, è doverosa in questi casi. 38esimo minuto, c'è un contatto tra Lasagna e Szczęsny. Lasagna si allunga il pallone, viene coperto da due giocatori, De Ligt e Betancourt, e poi rovina addosso a Szczęsny. Ammonizione? In realtà no. Qua c'è un giocatore, l'attaccante Lasagna, che corre verso il pallone, cerca di impossessarsi del pallone, viene leggermente sbilanciato da Betancourt. Non c'è niente, ovviamente. Non c'è niente, è un'azione assolutamente regolare. Ma viene leggermente sbilanciato da Betancourt, perde l'equilibrio e cade addosso a Szczęsny. Non c'è alcuna volontarietà di far male. Tanto è vero che, come vedete, il contatto, Lasagna in tutte le maniere cerca di evitare il contatto, ma nel calcio, per fortuna o purtroppo, i contatti ci sono. Questo è un normalissimo contatto di gioco per una dinamica particolare. Ma pensare di poter ammonire un giocatore per questo significa voler vedere le partite che si concludono con 7-8 espulsi. Non ha senso. Ultimo episodio della partita. Anzi no, ce n'è un altro ancora nel primo tempo. E questo è un episodio che ha portato addirittura qualcuno ad ipotizzare una espulsione di Betancourt. 41esimo minuto. Betancourt perde, calcia male un pallone che finisce ai giocatori di
del Verona, per recuperarlo si lancia verso il pallone e poi entra in contatto con Ilic. Vediamo l'episodio, guardate Maresca che vede perfettamente la dinamica. Al momento del contatto, qua in questo momento, Betancourt ha già toccato il pallone col piede sinistro. Guardate la distanza tra i due giocatori. La distanza dei due giocatori indica che Betancourt è entrato sul pallone nettamente, come si dice in gergo, come viene, senza controllarlo particolarmente. Poi successivamente c'è il contrasto tra i giocatori. Ma signori miei, è calcio. Nel calcio i contatti ci sono, fa parte del gioco, ma pensare che anche questa infrazione, scusate, che anche questo contrasto possa essere o debba essere punito con un calcio di punizione è già troppo. Pensare che questo possa essere addirittura rosso è una roba che sta fuori dal mondo, vuol dire che chi pensa che questo sia un cartellino rosso non ha la minima idea di cosa sia il gioco, non il regolamento, di cosa sia il gioco. Perché questo è un contrasto ruvido, ma assolutamente nella norma. Il fatto che i due giocatori si scontrino l'uno con l'altro è frutto della semplice dinamica del gioco. Due giocatori, uno va verso il pallone, l'altro lateralmente cerca di intervenire sullo stesso pallone. Un giocatore anticipa nettamente, l'altro giocatore non può far altro che entrare in contrasto. Dobbiamo fischiare pure questo? Non stiamo più giocando a calcio. Diventa una roba, boh, no, non so neanche che sport possiamo individuare. Cioè, poi dopo ci si lamenta che si fischia troppo, ma se si dovesse fischiare anche quello che non c'è, addirittura pensare a cartellini rossi. Ma dico, ma stiamo scherzando o che cosa? Ragazzi, non fatevi prendere per il culo, perché chi scrive sta roba non sta cercando di informarvi, sta cercando soltanto visibilità personale. E basta. E voi andandogli dietro gliela date. 50° minuto, episodio in area di rigore della Juventus, una protesta del Verona per un contatto tra Zaccagni e Chiesa. Chiesa allunga un braccio su Zaccagni sotto gli occhi dell'arbitro a circa 7-8 metri. Questo è il contatto. Ora, questo è tutto il contatto è qui, cioè in questa mano sinistra appoggiata sulla spalla destra di Zaccagni. Non c'è niente, non c'è assolutamente niente. Zaccagni, che è un giocatore che sulla scia di tanti altri tende a cadere sempre, appena ha sentito qualcosa che lo toccava su una spalla, ha deciso di buttarsi. E ripeto il concetto, ha deciso di buttarsi, non è caduto, ha deciso di buttarsi. Questo non è assolutamente nulla. Attenzione qua, però c'è un particolare, questo dobbiamo sottolinearlo. Nel caso in cui malauguratamente Maresca avesse deciso di assegnare il calcio di rigore, il VAR non sarebbe intervenuto, perché è un episodio che l'arbitro ha visto e controllato. Sarebbe stato un errore? Sì, sarebbe stato un errore, abbastanza evidente, ma sarebbe stato talmente evidente che Maresca non ci ha neanche pensato di fischiare calcio di rigore. Ma in ogni caso, a livello puramente didattico, questo è un episodio sul quale il VAR non sarebbe intervenuto, perché avrebbe lasciato la decisione del campo per un episodio visto e valutato in campo. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla, per me è veramente di vitale importanza. Così ho cambiato anche un po' il jingle. Ci rivediamo domani mattina per gli episodi della domenica. Intanto buona giornata a tutti e buon divertimento col campionato di Serie A. Ciao a tutti!